Salve a tutti e benvenuti alla mia prima guida sul canale GamesGrid. Per chi non mi conoscesse, io sono Rabiran, amico di Altered Legend, che ringrazio per la gentile ospitalità sul suo canale. Oggi voglio mostrarvi una missione, diciamo così, nascosta di Skyrim, ovvero distruggere la Confraternita Oscura. Eh sì, avete capito bene. Allora, voi tutti sapete che per mettervi in contatto con la confraternita dovete uccidere una donna, Greloth, per conto di un bambino che è Aventus Aretino, che sta a Windhelm. E appunto in questa casa, che è proprio la casa di Aretino, dove vedete il celebre Sacramento Nero, che è questo rituale per invocare la Madre Notte e quindi un assassino. Voi vi ritrovate, diciamo casualmente, in tutta questa situazione. E quindi portate a termine un contratto della confraternita, anche non essendo ancora degli assassini. Dopodiché vi contatterà Astrid, ma andiamo nel dettaglio. Come è già successo in Oblivion, dovete andare a dormire dopo il primo contratto, in modo che il capo della confraternita oscura vi contatti. In questo caso vi risvegliate in una baracca abbandonata con Astrid che vi illustra, diciamo, la situazione. Vi Hai spiegherà comunque dormito bene? che avete rubato un contratto alla Non avrei dovuto. confraternita, che Quei non eravate disgraziati autorizzati e che ora dovete ripagare con sei il indetto di un sangue, omicidio con la confraternita oscura. scegliendo chi uccidere Sono tra venuta a questi risolverlo. tre Se una di incappucciati queste che canaglie vedete qui. pende una condanna a morte in attesa di essere eseguita, chi è? Qualche idea? Fa la tua scelta. Uccidilo e potrai andartene. Non fatelo, andate verso Astrid, colpitela a tradimento e uccidetela. Attenzione solo perché ha la spada che vi succhia energia vitale, quindi cercate di farla fuori il prima possibile. Come avete sentito, ha detto ben fatto, con la missione è fallita e ora si attiverà una nuova missione che appunto si chiama Distruggere la Confraternita Oscura. E i passaggi sono abbastanza semplici. Dico che Andate da una Abiello sia qualsiasi stata guardia, attaccata da un riferitegli il drago. tutto e E questa cosa hai vi fatto? indirizzerà dal comandante Bene, Maro a Ponte stai del dicendo Drago. sempre. Faresti meglio ad andare a dirlo subito al comandante Maro. Si trova all'avamposto Penicus Oculatus, a Ponte del Drago. Credo che tu abbia sbagliato posto. Il Il capo comandante della Maro vi Confraternita fornirà la Oscura. posizione Vuoi dire del che santuario della Astrid Confraternita è morta? Oscura e con esso Non è anche la un parola d'ordine per malevolo? entrare. Ah, questo sì che è un colpo di fortuna. Era da tempo che seguivo le mosse della Confraternita Oscura, in attesa del momento giusto per colpire, e quel momento è finalmente arrivato. Di recente i miei Vi emissari hanno ricordo che intercettato la questo parola d'ordine sarà per il il loro vostro santuario. nemico nel caso Silenzio, sceglieste di confraternita. continuare con le Ogni missioni della assassino in quella confraternita. foria va eliminato. Questo onore spetta a te. Tu hai ucciso il loro capo. Porta a termine il compito e ti ricompenserò profumatamente. Ed eccoci al santuario, utilizzate la parola che vi è stata data ed entrate indisturbati. Una volta dentro immaginerete già da soli cosa dovete fare. Il solo consiglio che vi do è questo: gli assassini non sono molto forti, ma dovete cercare di attaccarli individualmente, quindi attenti a non allertarne più di uno, oppure saranno guai perché è proprio il numero che vi può dare dei problemi. Attenzione al primo che trovate qui, che è abbastanza resistente. Continuate a colpirlo restando in modalità furtiva. L'argoniano può diventare invisibile ed è anche molto veloce, quindi si può avvicinare a voi in modo molto pericoloso. Nel caso si avvicini troppo, indietreggiate verso l'uscita anziché verso l'interno del santuario, appunto per non farvi scoprire. Passate subito alla spada nel caso si avvicini troppo a voi e cercate di stordirlo, con lo scudo. Non basta.
Per quanto riguarda il prossimo bersaglio, il consiglio è sempre lo stesso: restategli a distanza, furtivamente attaccatelo con l'arco. Se avete dei veleni, io in questo caso non li avevo, comunque se avete dei veleni che danneggiano la rigenerazione della magica, usateli, perché sono molto utili in questo caso. Sebbene ci vogliano pochi colpi per uccidere il mago, visto che non ha un'armatura addosso, ma semplicemente una veste. Cercate di ripararvi inoltre dietro una porta o una parete per non farvi colpire dalle magie. Gli ultimi due sono abbastanza semplici, c'è il Red Guard che non ha un'armatura, quindi lo uccidete in 2-3 colpi, naturalmente attaccatelo sempre a distanza. Nel caso che i bersagli vi scoprano che la vostra copertura salti, non indietreggiate, vi ricordo. Attaccateli sempre a distanza in modo da non farvi scoprire da più di uno. Eccoci all'ultimo bersaglio. Potete anche optare in questo caso per un attacco con una spada, con un'arma ad una mano, visto che era girata di spalle. Ah, non dimenticatevi, come ho fatto io qui, del ragno, eccolo qui. È solo fastidioso, non è assolutamente forte. E avete finito a questo punto. Il comandante Maro vi ricompenserà con 3.000 pezzi d'oro e con la riconoscenza, diciamo così, speciale. Dell'imperatore. Hai inflitto un duro colpo alle tenebre. Vieni, ecco una generosa ricompensa, come ti avevo promesso. E siamo quasi alla fine. Vi ricordo, anche se l'avete già intuito, che non conviene troppo fare questa missione, se non per curiosità personale e naturalmente per divertimento. Inutile dire che perdereste queste importanti, come quelle della confraternita, armi, vestiti, compagni di squadra e così via. Il bello di questa missione poi è che non tutti ne conoscono l'esistenza, perché come avete visto, per attivarla dovete fare qualcosa che non vi viene chiesto esplicitamente dal gioco, ma che è frutto di una vostra iniziativa privata, diciamo così. Concludo qui questa guida, ringrazio di nuovo Altered Legend per avermi dato modo di farmi conoscere i suoi iscritti. Se vi è piaciuta questa piccola curiosità da Skyrim, lasciate un commento e mettete mi piace. Vi invito poi a dare un'occhiata, se volete, al mio canale, che trovate in descrizione e in annotazioni del video, e ad iscrivervi qualora lo trovassi interessante. Se non l'avete già fatto, iscrivetevi anche al canale Games Grid, naturalmente. Vi saluto, grazie per l'attenzione e ci vediamo alla prossima guida. Ciao. Vantandosi dei suoi successi, vorrei fare il suo lavoro e alla sua gioventù, perché l'aggressore non torni mai più. Sto aspettando. E in manto di tempesta, la sorte è funesta. Col sangue e la spada riavremo una casa. Hai bisogno di qualcosa? Preparati, Ulfric, assassino di re. Sto aspettando. Di tuo fatale rideremo di te. Sputa il nostro. Siamo i figli di Skyrim, lottiamo con ardore. E nel Sovngarde al fine, sì, troveremo l'onore.